Sono Antonio Aloe, noto come il Barrachiello. Sono nato ad Amantea nel 1945 e faccio il barbiere. E il Barrachiello è una sciabaca che era una rete che pescavano a mare. Allora io da piccolo pronunciavo, anziché sciabacchiello, Barrachiello. Allora è rimasto questo soprannome alla quale mi chiamano più, mi conoscono più come Barrachiello che come Antonio. Mio papà era pescatore e allora non volevano che facevo la vita del mare. Allora ci hanno indirizzato verso il mestiere. Qui proprio su questo posto c'era un altro barbiere venuto dal Venezuela. È stato 2 o 3 anni, poi doveva chiudere perché non ha preso un posto fuori a Roma e mi ha indicato a me se volevo comprare il locale. Ho comprato il locale nel 1969, il primo dicembre del 1969. La bellezza di fare il barbiere, per prima cosa, ti crea un'esperienza totale con i clienti, con le persone alla quale con cui hai a che fare. A parte ogni cosa ci vuole la passione prima. Certo, se non hai passione e pazienza non impari mai. Quindi ognuno di noi ha una predisposizione nell'animo di insegnarsi qualcosa, come tu, come un'altra persona si insegna un altro mestiere. Se non lo fai con passione, con amore, non vai avanti. Se lo fai con intelligenza, con umiltà, educazione, rispetto, tu lavori sempre. Mi piace tutto di Amalea, l'ambiente, le persone, geograficamente messo bene, e quindi di Amalea mi piace tutto ovviamente, no? Ok, signora Serena. Io mi chiamo Aloe Antonio, nato ad Amalea il 20/12 del 1945, dopo guerra. Quella era più profonda, più pericolosa, la lama di prima. Adesso questa ha una profondità minima alla quale il collo non si taglia.